apre la casa di Babbo Natale a Mistretta. Non è il solito mercatino natalizio, ma un vero e proprio laboratorio ricreativo con tanto di elfi. Un luogo incantato dove i bambini possono divertirsi assaporando la magia del Natale. Artigianato, creatività, animazione, ballon party e una buona dose di fantasia. All'interno della casa di Babbo Natale è possibile trovare tanti prodotti frutto dell'ingegno di artigiani locali. Idee e regali originali, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Animano ed espongono Hakuna Matata, Archigraph, Simona Di Gregorio, Marinella Ruggeri, Laura Giordano, Studio F, Maria Rita Insinga, Maria Grazia Biffarella, Enza Vezzosi, Tina Granata, Maria Lutri, Francesca Provenzale, Samantha Martino e Maria Rosa Cristina. Poi abbiamo all'interno delle vetrine delle creazioni di presepi fatti da cuciti da Elisabetta Loturco e realizzati invece da Giuseppe Amato, ed una parte di una collezione di presepi di Nino Dolce Maschio. Allora, in questo mercatino di Natale alternativo, come l'hai benissimo definito tu, avremo oggi il primo laboratorio con l'abete di Natale, quindi i bambini, oltre a vedere un video cartone sull'abete di Natale, e che ha anche un secondo aspetto, perché parliamo un po' contro la deforestazione, per cui faremo anche piantare ai bambini dei semi che cresceranno qui in questo locale per tutto il mese, quindi loro vedranno crescere appunto i semi che pianteranno oggi. Poi creeremo un albero pompon e lasceremo spazio a delle foto, a una parte di attività ludica. Sì, tutti i giorni aperti con l'angolo dei mercatini, con lo spazio fotografico e i gonfiabili, e appuntamento a giorno 12 con il secondo laboratorio, che è quello della creazione dell'albero e del pupazzo della Montessori.